gare calde per il campionato di Superlega. Domani pomeriggio infatti, con fischio d'inizio alle ore 18, al Palevangelisti di Perugia arriva la seconda in classifica, la Diatec Trentino. Match molto delicato per i ragazzi di Bernardi, che da una parte vorranno riscattarsi dal mancato accesso alla Final Four di Coppa Italia in programma alla Unipol Arena di Bologna, ma dall'altra puntano anche al sorpasso e alla conquista del secondo posto in classifica. Sentiamo allora uno stralcio della conferenza stampa di ieri, la conferenza stampa pre-gara tenuta da coach Lorenzo Bernardi e dal centrale Emanuele Birarelli. I giocatori che sono nella mia squadra, fino a quando vengono allenati da me, sono i migliori che ci sono in circolazione e di conseguenza non mi troverete mai nelle condizioni di dare dei giudizi negativi sui miei giocatori. Dobbiamo vivere questa situazione con un'idea molto chiara. Noi dobbiamo coltivare e portare avanti il nostro sogno e lavorare perché questo sogno si realizzi. Non dobbiamo vivere la quotidianità e le partite come un'ossessione del dover vincere. Noi sappiamo perfettamente qual è il nostro obiettivo. I nostri obiettivi sono molto importanti, però non possiamo assolutamente vivere quotidianamente con l'ossessione di, perché altrimenti dovremmo guardare tutte le partite come fossero vita o morte, no? E sappiamo che Trento è una squadra molto forte, sappiamo che abbiamo l'opportunità di riscattarci, sappiamo che un'eventuale vittoria ci proietterebbe al secondo posto in classifica, ma dobbiamo partire dalla base che è una partita. Quindi, partendo dalla base che è una partita, dobbiamo scendere in campo per giocare con una grande cattiveria sportiva. Sappiamo che giochiamo in casa, sappiamo che avremo il grande apporto e supporto del nostro pubblico, però non dobbiamo trasformarla come un'ossessione, perché altrimenti diventa una cosa negativa. Ma sì, sicuramente è una partita, se era questa la tua domanda, un po' diversa, nel senso che giochiamo con una squadra che ci precede solo subito in classifica, e giochiamo in casa e vincerla sarebbe importante per noi. Però insomma, non è che puoi fare qualcosa di straordinariamente diverso rispetto alle altre volte in cui la prepari. La prepariamo bene, adesso andiamo a allenarci domani e domenica sicuramente la giochiamo con il piglio di come dovrebbe essere sempre, insomma, ma sicuramente con una gran voglia di vincere, di riscatto, e quindi si deve vedere questo da subito in campo, aggressivi, in difesa, in battuta, a spingere, perché siamo nel nostro palazzetto e quello è uno dei nostri punti di forza, e poi invece quando c'è da metterci un po' più di testa, di cervello, faremo altrettanto, insomma. Riflettere su ciò che non ha funzionato contro Piacenza e concentrarsi al massimo per questo big match al Palevangelisti è anche il pensiero del presidente Gino Sirci, che abbiamo intervistato al termine della gara nei quarti di finale al Palazzetto. Sentiamo dunque il presidente Gino Sirci. E c'è da riflettere, ma riflettere anche in fretta, perché domenica di nuovo qui al Palevangelisti arriva la seconda in classifica. Sarà uno di quei match che decideranno anche le sorti della classifica. È vero, decideranno le sorti della classifica. Ecco, purtroppo questo match capita molto a corto rispetto a questa sconfitta. Io sono fiducioso che Bernardi, ecco, riesce a far ritrovare il coraggio, perché ecco, sembra che ci è mancato un po' di coraggio e soprattutto un po' di concentrazione. Io penso, ecco, che si farà in modo di riuscire a reagire, perché ecco, la squadra ha tutti i numeri. Purtroppo questa sera dobbiamo anche dire questo, che Piacenza dal secondo set in poi non ha sbagliato più niente, è una squadra che ha avuto anche fortuna, però la fortuna aiuta i forti vincitori, ecco, li fa diventare vincitori. Piacenza ha cominciato a giocare molto, noi abbiamo cominciato a giocare male, Piacenza ha cominciato a giocare bene, perfetto, quindi ecco, ci sono state due, secondo me, concause che hanno portato a questo strano risultato. Adesso cerchiamo di fare del nostro, quindi di non sederci noi.
ma io penso che peccato, ecco, per questa sconfitta, però penso che riusciremo a reagire, ecco, sono fiducioso. Grazie. E parliamo di calcio, mentre continua il mercato.